La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Braderigno. Oh, eccolo subito. Pronto? Pronto, Lucia, sono Francesco. Ciao, ciao. Come... Ciao, scusa il disturbo. No, assolutamente, ah. Come ti chiami? Allora, io mi chiamo Franco, piacere. Piacere mio, è la prima volta che ci sentiamo? Sì, è la prima volta che ci sentiamo, assolutamente. Bene. Mi fa piacere conoscerti. Da dove chiami, caro? Io sono a Firenze, in provincia di Caltanissetta. Firenze, provincia di Caltanissetta, ok. Dimmi pure. Allora, purtroppo io non sto vivendo un bel momento della mia vita in questo momento, perché purtroppo io sto facendo l'esame della patente e non riesco a passarlo. Purtroppo sono proprio caduto su un errore veramente stupido e questa cosa, non so, io cioè sono una persona che nella vita si pone degli obiettivi, no? E quando arriva quell'obiettivo poi mi deprimo perché quell'obiettivo è passato e quindi mi sento un po' come un uomo di Neanderthal. Quanti anni hai tu? Io ne ho 20, ne ho 20.000. Come? Ne ho 24. 24. Dimmi. E non so come lei mi possa aiutare, perché io vorrei magari una piccola lettura delle carte, perché purtroppo io ho anche un problema abbastanza grave di cui soffro, nel senso che purtroppo io ho la pelle squamosa. È un problema che mi porto dalla nascita, nel senso che se non mi lavo molto spesso, purtroppo mi crescono muschi, licheni e funghi su tutto il corpo. Sì. Quindi purtroppo io soffro di una cosa molto molto brutta in realtà. E poi la mia tipa è sempre veramente piena di mestruo, quindi io vivo una vita veramente avida, non ce la faccio più a... Non ce la faccio... Per me è sempre carnevale, perché sono circondato da gente che ha maschere. Non ho più nessun amico vero, sono tutti finti, sono tutte veramente dei cadaveri che tengono una mela e te la porgono solo quando hanno bisogno. Cioè, veramente, vorrei proprio essere a volte un figo che guarda una cascata. Ma purtroppo ogni volta mi ritrovo solo in una foresta mentre gioco a scacchi con neanche delle pedine. Ma da quanto tempo hai cercato questo? Ma sarà più o meno un mesetto. Un mesetto, prima invece? E prima io, perché io da poco che vivo da solo, prima io, nel senso, perché sono cresciuto in montagna, nel senso che sono sempre stato appassionato della natura, passo le giornate insieme alle rane, passavo le giornate insieme alle rane, agli animali, a delle iene, nelle grotte, cioè ho sempre avuto la passione della natura, anche della parte meccanica, perché vivevo appunto in questa villetta fatta veramente di merda, nel senso che era proprio una villetta marcia nel bosco e mi dilettavo di queste cose. Poi sono grande sostenitore della LGBT. Che significa? E nel senso che mi piace essere gender fluid e questa cosa non mi ha mai dato... Essere? E gender fluid. Che significa? Nel senso che mi piace fare, diciamo, seghe qua e là. Ah, ok. Non so come posso spiegarglielo al meglio, però io, la mia passione che ho sempre avuto, nel senso, mi piace sfilettare, ecco. Ok, ma tu sei fidanzato? Allora, una relazione complicata, sempre con la natura, ma più in particolare con dei secchi, delle tipe che non riesco proprio a guardare, cioè, sono proprio dei secchi di merda, veramente brutte, cioè proprio io vorrei innamorarmi di una ragazza bella come una farfalla, ma ogni volta mi ritrovo in Matrix e poi va tutto a puttane, mi sento come un trepperino depresso che gioca con delle chiavi inglesi. Ma cioè non ti piace la ragazza con la quale stai ora? Allora, mi piace, però purtroppo io devo sempre fare cose romantiche, portarla sulla ruota panoramica, portare il suo Carlino di merda in un'altalena. Una volta l'ho portata pure in uno zoo, minchia, si è immedesimata in dei pinguini e ha cominciato a urlare. Cioè, fa delle cose strane. È un po' una paleolica nel culo quella donna. Cioè, io non la sopporto più, cioè è un loop che non finisce mai, è qualcosa di... abominevole, cioè è veramente una,
una statua melanconica fatta di tetano, cioè. Ma scusa un secondo, tu quanto tempo hai che sei insieme a questa ragazza? Non so, gliela posso passare qua vicino a me? Come? È qua vicino a me, se vuole gliela posso passare. Sì, va bene. Quanti Ok. anni ha? E ne ha 25 lei. Però Bene. in realtà non è una ragazza, in realtà è un ragazzo. Va Credo bene. non sia un problema. Vabbè, glielo passo subito. Amore, Sì. posso? Sì. Pronto? Pronto? Pronto, salve. Ciao, come ti chiami? Daniela. Dimmi, come stai? Come sto? Come sto? Sto sempre qui con Franco e non so, Franco è così, Franco brucia subito, come un fiammifero. Sei una Franco troia è un colpa tua. fiammifero. Questo che è Franco. Cioè? Franco, Dai, amore, per non voglio favore, fare questa cosa. no, perché sono un pagliaccio di Franco, sei un merda, cazzo di quindi pagliaccio. veramente è tutto un po' Sembri un come un. robot. Sembri un robot, è tutto così Dai, però, amore, per facile. favore. Cioè, fammi capire in che senso. Non lo so, non ha senso come una farfalla con un corno. Come? Non lo so, Cioè, io vedo dentro Franco. Che c'è il vuoto, vedo lui che in mezzo al nulla con un ombrello arcobaleno LGBT. Ma quanto tempo è che tu sei insieme a lui? Guardi, l'ho conosciuto 2 mesi fa, eravamo al concerto dei Korn, eravamo a pogare in mezzo al fango. Le piace il metal a lei? Franco, Sì, trasmetti, molto. Franco! Dai, Franco, sono amore. qui, io trasmetti! No. Ok, quindi quanto tempo è che stai con lui da 2 mesi? In 2 mesi. Amore, E ho come va il voglia. rapporto? Amore, ho voglia. Il nostro Ho rapporto è voglia. Ho così, voglia. smettila, Franco! Ho voglia. Franco! Ma vai a farti un giro in un campo di A grano! parte che io non mi. Cioè, non avevi una voce più sensuale ieri. Franco, smettila. Come? Non ho capito. Hai delle caramelle, Franco? Sì, ho delle caramelle. Basta che non mi guardi così. Prego. Mi scusi, mi sente? Sì, eccomi. Sì. Allora, dicevo, come va il rapporto con lui? Male! Mi fai arrabbiare, Franco. Ma amore, dai, non fare la scema. Il nostro rapporto non sale e scende come una scala a chiocciola, come un fumetto di un bambino in un diario della Comics. Cioè? No! Sudando. Beh, Però è uscito bene, porca troia. Beh, non posso fare la pecora. Porca troia. Cioè, ma bello che secondo me lui avrà capito che era uno scherzo, ma tanto che cazzo gliene Cazzo gliene frega, frega. tanto avrà fatto 40 Vediamo euro. quanti soldi ha fatto. 17 euro. 17 Questi fanno euro. troppi soldi. Cioè, ci mangi un sushi, figa. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Quest'amore so che sparirà. Ora non mi muovo, ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì, quelle che dici, ma come possiamo fare se...